Bene, ci ritroviamo insieme e lo facciamo con il primo collegamento di oggi, attraverso il quale parleremo di un tema molto interessante, attraverso un progetto importante, curato nei minimi dettagli. Non per niente abbiamo già in collegamento con noi l'autore di questo progetto, che è il teologo e per l'Arcidiocesi di Milano anche responsabile del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e del servizio per il turismo e i pellegrinaggi, Don Massimo Pavanello. Buongiorno Don Massimo e bentrovato. Buongiorno, buona giornata a tutti, grazie. Grazie a te per la disponibilità a raccontarci di questo tuo progetto che stamattina ci porterà un po' in giro per il mondo, perché con l'aiuto della regia vedremo tra qualche istante la copertina di questo volume secondo, quindi di questo libro che segue già un primo atto, diciamo così, un primo tempo, intitolato appunto Gli italiani nel mondo e la Chiesa con loro. Bene, Don Massimo, ti lascio subito la parola, facci entrare in questo tuo progetto meraviglioso, spiegaci cos'è questo libro. Il libro ha avuto origine da trasmissioni radiofoniche. Io per un paio di anni ho tenuto mensilmente una rubrica su Radio Mater dove appunto intervistavo nostri connazionali che sono in giro per il mondo. Ma il sottotitolo del libro dice proprio il focus, non soltanto italiani in giro per il mondo, ma italiani che afferiscono alle chiese di lingua italiana. Sono le cosiddette missioni cattoliche italiane, quelle tenute appunto da sacerdoti italiani inviati dalla Fondazione Migrantes con la quale ho collaborato e che appunto si prendono cura della cura pastorale dei nostri espatriati. Nella prima edizione, quindi il primo volume, ho intercettato soprattutto gli italiani che vivono in Europa e invece in questo secondo volume uscito in questo mese ho intervistato quelli che stanno fuori dall'Europa. Quindi la geografia credo che l'ho coperta proprio tutta con questi due volumi e con queste due trasmissioni. Un lavoro pregevole, senza dubbio, che parte da un assunto, quello che, come testualmente citi tu, ci sono più italiani emigrati nel mondo che stranieri in Italia. Ecco, tante volte dimentichiamo che anche noi siamo stati stranieri in casa altrui e penso che anche questo sia una chiave, anche questa sia una chiave di lettura bella, interessante, che ci restituisce probabilmente per molti versi anche esperienze che soprattutto i più giovani, ma anche persone adulte come me, neanche riescono a immaginare, perché ci portano un vissuto che probabilmente noi non abbiamo mai visto, forse abbiamo ascoltato qualche volta dai ricordi di qualche parente più grande, ma che conosciamo poco. Ma direi che più che guardare al passato dobbiamo guardare anche al presente. In questo momento ci sono più italiani nel mondo che stranieri in Italia, quindi non soltanto fare una marcord. Basti pensare ai progetti Erasmus e quanti giovani oggi sono fuori, per dire, diciamo così, il motivo più sereno per cui ci si trasferisce all'estero. Ma poi ci sono anche tutte le altre persone che si trasferiscono per spinte di necessità. Diciamo così anche nei miei libri, io lo sottolineo, nessuno va all'estero per romanticismo. Ecco, i motivi per cui ci si muove sono dettati dalla necessità, necessità economica, culturale, lavorativa, di riavvicinamento, ma è la necessità che fa muovere. E in questo momento davvero abbiamo tanti italiani e direi anche italiani qualificati. Soltanto più recentemente si sta muovendo una certa popolazione che ha una cultura
e un ceto anche medio-basso, ma la prima fase, ecco, di persone che si è mossa in questo momento ha raggiunto anche degli strati sociali di rilievo laddove si trova a vivere. Quindi i nostri rappresentanti italiani all'estero sono prevalentemente persone qualificate, e questo ci fa anche onore. Assolutamente sì, è un tema che ti posso assicurare avrei toccato perché lo sento anche molto, molto vicino, perché oggi davvero sono i cervelli più brillanti quelli che soprattutto varcano i confini continentali e il rammarico è quello di non poter giovare noi di queste menti brillanti e tante volte vanno via perché le condizioni economiche del nostro paese non sono all'altezza delle loro capacità e questo ci rattrista un po'. Evidentemente bisogna fare ancora degli sforzi importanti in questo senso perché, come dicevi tu, le radici poi sono importanti e tutte le sentiamo, il richiamo dei luoghi dove siamo nati, il richiamo dei vincoli familiari è sempre molto forte. Sarebbe bello che il nostro paese metta in atto anche dei programmi per richiamare i cervelli all'estero, per farli ritornare, perché poi viaggiare, la dimensione del viaggio e anche dell'esperienza fuori è importante, ma si dovrebbe avere sempre la possibilità di scegliere di poter ritornare. Vorrei precisare una cosa, lo dico come aneddoto, ecco, l'espressione usata cervelli in fuga dai miei interlocutori è ritenuta come la criptonite per Superman, quindi guai a usare questo termine, in quanto non ci sono persone più intelligenti e persone meno intelligenti, la qualifica non è l'intelligenza, la qualifica appunto è operativa. Di istruzione, non di intelligenza. Pensiamo anche ai molti artigiani che lavorano all'estero, magari non hanno un titolo di studio come potremmo noi immaginare, però sono intelligenze prestate all'estero. Quindi, se parliamo di intelligenza in questo senso, allora possiamo usare il termine. E se invece lo usiamo nel senso più popolare, il quotidiano del termine, no, evitiamolo. Ma vorrei collegarmi a quanto dicevi da ultimo, e cioè la nostalgia per le proprie origini, anche dal punto di vista territoriale, geografico. Voglio ricordare che quest'anno, il 2024, è l'anno del turismo delle radici, cioè si cerca di curare anche in Italia quei luoghi che hanno dato origine a emigrazioni, così da poter riaccogliere anche solo in forma turistica per qualche giorno, per qualche settimana, i nostri expat e farli rincontrare con i territori. In alcuni casi si tratta di riportare gente nata proprio lì e risvegliare, rinverdire i ricordi. Ma in molti altri casi si tratta di accogliere italo-discendenti, cioè persone che magari in quei luoghi mai ci sono state, ma li hanno sentite soltanto raccontare dai genitori o dai nonni. Ecco, l'invito anche ai territori affinché possano abbracciare questa opportunità, l'anno del turismo delle radici, che è anche uno spessore culturale accademico, so ad esempio di una università in Calabria che ha fatto anche un corso esplicito, ecco, focalizzato su questo tema. Sì, è verissimo. Don Massimo, se hai ancora un po' di tempo da poter trascorrere con noi, a me farebbe piacere entrare nel vivo di qualche storia, però ecco, dobbiamo avere un po' di pazienza perché dobbiamo fermarci un attimo, tiriamo su il fiato e ci ritroviamo tra pochissimo. Volentieri. Grazie. Il tema è di quelli importanti, infatti io e Don Massimo stavamo continuando a chiacchierare durante la pausa pubblicitaria.
non vi sveliamo, però quello che stavamo dicendo, manteniamo fede a quanto abbiamo detto prima di fermarci un attimo, cioè di provare ad andare a conoscere qualcuna delle storie che più ha toccato l'animo dell'autore di questo progetto, Gli italiani nel mondo e la Chiesa con loro, Massimo Pavanello. Quali sono, ecco, le storie che ti hanno colpito di più? Ne vorrei citare solo due che sono agli antipodi anche per fare capire la stratificazione della mobilità. La prima è quella di Washington, laddove ho parlato con Maria Merigliano, che è una membra attiva di questa comunità. Negli Stati Uniti, come è facile immaginare, l'immigrazione è più storica. Ora ci sono i discendenti dei primi arrivati là. Quindi anche la comunità è una comunità di seconda, terza, quarta generazione. Eppure questo ricordo, questo collegamento è rimasto vivo. E anche queste persone, appunto, nate negli Stati Uniti, ma da genitori italiani, mantengono questa identità, sono orgogliosi di questa identità. C'è una Casa Italia, c'è una chiesa dove si celebra in italiano, pur accogliendo, così come oramai si sta facendo da tante altre parti, comunità di diversa lingua, quella che noi in Italia chiamiamo le comunità pastorali, dove si mettono insieme più parrocchie o di più paesi o della stessa città. Ecco, anche all'estero le nostre missioni cattoliche italiane sono in comunità pastorali, afferiscono altre lingue. E invece la seconda storia che cito è quella di Hong Kong. Lì la comunità è molto giovane, c'è un turnover molto veloce, le persone si fermano a Hong Kong 4-5 anni mediamente e poi vengono trasferite da queste multinazionali o sempre in altri paesi esteri o rientrano in Italia. Ecco, tutti comprendono come una comunità che cambia quasi totalmente i propri membri ogni 5 anni presenti delle difficoltà di radicamento sul territorio, ma anche di coesione tra loro. Eppure è una comunità che sta andando avanti da decenni. E quindi è una sorpresa, significa che tutti quelli che arrivano con il passaparola trovano questo punto attrattivo. E poi una menzione a parte va fatta per la Chiesa e gli italiani in Russia, che in questo momento, come sappiamo tutti, vivono un momento molto particolare. Entrambi i miei volumi si concludono quasi come una dedica, con un pensiero a questa comunità di italiani che sono in Russia, che si ritrovano nella chiesa di San Luigi dei Francesi, storicamente come punto di riferimento, ma che non ho potuto e non ho neanche inteso contattare, proprio per custodirli, diciamo così, ma il pensiero la rimane. Anche il nostro cardinale Zuppi, il nostro presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato inviato dal Papa in Russia e quando è stato là ha incontrato questa nostra comunità. È stato l'unico incontro, diciamo, un po' ufficiale, dopo il quale anche loro hanno sentito il bisogno di ringraziare attraverso un comunicato che io riporto nell'appendice di questo mio secondo libro, ma è l'unica volta che si sono esposti pubblicamente. Ma li voglio ricordare, a loro voglio dedicare anche questi miei testi. Un pensiero molto bello da parte tua. Don Massimo, prima di arrivare ai saluti conclusivi, abbiamo tempo per un'ultima riflessione. Ecco, mentre stavamo dialogando, pensavo quanto, appunto, quanti sacrifici si fanno quando si vive all'estero, che sia
che siano, come dire, che siano i sacrifici fatti dai i primi emigrati, quelli che poi appunto hanno dato vita alle seconde, terze, quarte generazioni, che siano i giovani immigrati di oggi, espatriare è sempre un gesto di grande coraggio che comporta grandi sacrifici. L'importanza di questo tuo lavoro è anche, secondo me, nella testimonianza che poi arriva a chi legge i tuoi volumi, soprattutto i più giovani, che è per conquistare degli obiettivi bisogna impegnarsi, magari anche mettere in conto di fare dei sacrifici. E poi la dimensione della Chiesa accanto a loro. Ecco, è più facile, faccio questa domanda così, un po' in maniera un po' non convenzionale, è più facile essere cristiani cattolici in un contesto di appunto immigrazione quando si è fuori? Oppure è più difficile? Dico due cose sollecitato dalle tue parole. La prima è la difficoltà. Non c'è ancora una recensione, una indagine scientifica, però già si percepisce un flusso di rientro, cioè i nostri italiani expat che sono stati all'estero hanno trovato delle difficoltà insormontabili e si parla già adesso di flusso di rientro, ritornano in patria. La seconda cosa è la Chiesa è sempre stata vicino ai nostri italiani sin dall'origine, pensiamo da Madre Cabrini, tanto per citare la più nota santa, e gli italiani hanno sempre ritrovato unità e coesione, e soprattutto nei paesi in cui sono in minoranza, perché la lingua e la fede sono, diciamo così, linguaggi del cuore e quindi non si possono abbandonare facilmente e legano, ecco, molto più immediatamente di tanti altri strumenti. Grazie allora Don Massimo per aver trascorso con noi qualche minuto stamattina e averci regalato, ecco, l'esperienza di questi connazionali che vivono fuori e che tu hai racchiuso nei due volumi Gli italiani nel mondo e la Chiesa con loro, Tau Editrice, copertina che stiamo vedendo in questo momento alle mie spalle sul maxi schermo e che vi invitiamo appunto a sfogliare, leggere, perché sicuramente i tanti spunti interessanti di riflessione che sono nati da questa chiacchierata li ritroverete, li vedrete riaffiorare durante la lettura di questi volumi. E poi grazie perché, Don Massimo, una storia non raccontata, dice un adagio, è come se non fosse mai esistita. Per cui grazie a questo tuo A questi tuoi lavori, queste storie rimangono e continuano a dare la loro, a, come dire, a restituirci il loro valore anche nel tempo. Quindi ci aspettiamo un terzo volume. Grazie, me lo auguro. Grazie. Arrivederci e risentirci a tutti. Grazie, grazie di cuore allora e buon proseguimento di giornata e quindi ci salutiamo con la speranza di ritrovarci in futuro. Buona giornata, Don Massimo. Buonasera, buongiorno. Grazie. Bene, noi ci rifermiamo ancora per qualche istante, poi riprendiamo il percorso di Just Today con le altre nostre rubriche e gli altri collegamenti che vi preannunciavo stamattina, tra pochissimo.